Buongiorno a tutti. È con grande emozione che oggi, 14 settembre, vi saluto. È un'emozione perché normalmente il primo giorno di scuola è mia abitudine fare il giro ovunque, in tutti i plessi, ma incontrare tutti voi. Quest'anno il giro lo farò comunque. Incontrerò per ragioni anche da normativa, ecco, solo una classe per plesso. Però era importante portare a tutti voi un saluto. E quando intendo tutti voi, intendo i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale scolastico, ma poi in particolare voi alunni e alunne. L'altra 10 giorni fa abbiamo presentato il calendario degli avvenimenti di Bra per l'inverno, l'autunno-inverno. Bene, se voi guardate nel calendario non vi è l'avvenimento più importante. E vi chiedo scusa, perché l'avvenimento più importante, ma non solo dell'autunno e dell'inverno, ma di tutto l'anno, è l'inizio dell'anno scolastico e l'anno scolastico poi nella sua prosecuzione. Il saluto, come vedete, lo voglio fare con la fascia tricolore. È importante perché quando vi è la fascia tricolore dà la solennità e vuol dire anche non parlare solo a titolo personale, ma di rappresentare l'intera città di Bra, in quanto oggi e poi sempre è l'intera città di Bra che vi deve essere accanto, che fa il tifo per voi. Guardate, so benissimo che sarà un anno particolare, sarà un inizio particolare. Prima di tutto è un inizio con le mascherine. E già vi ho visti diversi di voi e durante l'estate con le iniziative dell'estate ragazzi, estate bimbi, eccetera. È vero che la mascherina copre un pezzo di volto, ma non copre i vostri occhi. E ho visto nei vostri occhi la gioia di rivedervi, di rivedere un amico, di poter dialogare con un amico non solo al computer. È una gioia impagabile. E un altro aspetto che colpisce è che non avrete nell'anno scolastico il compagno di banco, perché attendere ognuno di voi avrà un banco monouso, ecco, solo per voi. E questo fa pensare, perché ognuno di noi, io mi ricordo quando andavo a scuola, cercavo il mio amico più caro per cercare di mettermi vicino, il compagno di banco, e poi anni dopo penso, chissà il mio compagno di banco cosa farà adesso. Bene, questo è importante e fa effetto che non ci sia più, però dall'altra parte noi dobbiamo farvi sentire che è il mondo intero, la città, adesso non voglio esagerare, perciò impegno la città intera che deve essere la vostra classe. Un po', non so se qualcuno di voi la conosce, una bellissima poesia di Gianni Rodari, della scuola, che dice che vi è una scuola un po' particolare, dove non ci sono interrogazioni, non ci sono professori, ma dove vanno in tanti, ed è il mondo intero. Ecco, noi quest'anno lo vogliamo realizzare, pertanto vorrei garantirvi subito che la città sarà a vostra disposizione perché sia l'anno molto significativo per tutti voi. E ho pensato ancora una cosa. Questa mattina, quando ognuno di voi è partito per andare a scuola, sicuramente ci ha messo un attimo, perché l'uscire, andare a incontrare qualcuno, andare a incontrare i professori, gli insegnanti, eccetera, uno si prepara bene, ecco, non è dire io mi alzo e basta e vado a un computer, eccetera, no,
esco di casa e vado in un posto che mi è caro. Ecco, l'emozione è tanta, la curiosità è tanta. E mi ha fatto venire in mente una favola, una storia che ho raccontato la prima volta che ho fatto il giro nelle scuole, esattamente nel 2009, ecco, sono passati già diversi anni. Ho provato a rileggermi questa storia alla luce di questi avvenimenti ed è più che mai attuale. Se vi permettete, la voglio richiamare. È che voi, molti di voi l'avranno già sentita o la conoscono. È la storia della matita, di una matita. Ecco, perché della matita? Perché noi è vero, siamo abituati a scrivere con la biro o alcuni con la penna, io alcuni documenti li firmo ancora con la penna, però la matita, e adesso vedrete, ha un ruolo fondamentale e in base al periodo che stiamo vivendo ha un ruolo pazzesco. Bene, vi è la storia di un nipote che vede la propria nonna che scrive con la matita e incuriosito chiede: ma nonna, cosa stai scrivendo? Mi stai scrivendo qualcosa? E poi perché usi la matita? Bene, la nonna dice: sì, ti sto scrivendo. E il perché uso la matita? Perché la matita è un elemento importante, forse l'elemento più importante di tutti nell'ambito dell'occorrente, degli assessori per la scuola. Prima di tutto vi è una mano che tiene la matita. Ecco, voi nel vostro percorso scolastico quest'anno sarà molto difficile, almeno per il momento, darsi la mano, a prendersi per mano, però dovete sapere che i vostri insegnanti, ma voi stessi, sarete uno compagno dell'altro nel cammino scolastico. Non sarà il gesto della mano, ma sarà il gesto di ognuno di voi. Secondo, la matita comunque ha un temperino che ogni tanto gli fa la punta. Io immagino che questo temperino, che quando agisce nella punta della matita, la matita soffra anche un pochino, ecco. Bene, il temperino, pensate un po' alle regole che nuove che ognuno di noi, che ognuno di voi, i vostri insegnanti, tutti abbiamo. Certamente fa soffrire perché dobbiamo mantenere un distanziamento fisico, dobbiamo entrare in certi orari, con certi percorsi, eccetera. Ci sono certe regole. Certamente che a volte queste regole ci possono anche fare un po' arrabbiare, un po' di nervoso, ma sono regole per far sì che in questo momento la scuola sia ancora più bella, ecco, poi possiate accedere alla scuola. Terzo, la gomma. Il ruolo della gomma è importantissima, che non succede con la biro o con la penna. Scrivendo con la matita, la gomma può cancellare, si può ricominciare. Bene, tornando alle regole, sicuramente, ma io per primo, anche i vostri genitori, tutto, sicuramente qualche sbaglio si fa, eccetera, ma non c'è da preoccuparsi, non c'è da vedere delle montagne davanti a noi, perché poi si ricomincia, si è di nuovo nuovi, si riparte. Ecco, questo è il ruolo di essere responsabili di quello che uno deve fare, anche a 6 anni, a 7 anni, a maggior ragione, a 12, 13 anni. Ma se per caso qualche volta si sbaglia, si sa che si può ricominciare. Quarto aspetto, di matite ce ne sono tantissime, se andate voi sicuramente nel vostro portapenna avrete delle matite colorate, bellissime, eccetera, ma non è l'esteriorità che fa scrivere, è il contenuto, è la mina, la grafite che fa scrivere. Bene, fa pensare che voi avete la mascherina, che c'è un po', non tutti noi abbiamo una mascherina, un po' ci fa assomigliare, perché comunque è vero, poi ci sono mascherine colorate, variopinte, eccetera, però ci porta ad assomigliarci un po' qui, no? Però dietro la mascherina vi è ognuno di voi una personalità e la ricchezza della città, la ricchezza della scuola sono le vostre personalità, chi siete voi, ecco, perciò esprimete veramente chi siete. Ecco, questa la scuola
aiutata dalle famiglie, aiutato dal comune, deve darvi questa possibilità. E in ultimo, comunque la matita, ogni tanto temperata, ogni tanto con la gomma che cancella, eccetera, lascia un segno. Ecco, la sfida che ognuno di voi, pur con questi momenti non semplici, con le regole da rispettare, ecco, possa lasciare un segno. Lasciare un segno nella scuola, ma lasciare un segno nella città. E allora, mi veniva, e chiudo, ecco, una domanda, ma come possiamo lasciare un segno? E mi veniva in mente un'altra storia, ma questa non c'è il tempo di raccontarla, però in estrema sintesi, non so se vi è già capitato a voi, in Bram un po' meno, ma sicuramente nei luoghi di villeggiatura, vi sono delle persone che con i gessetti disegnano per terra, disegnano le strade, fanno dei bei disegni con i gessetti colorati. Bene, la storia in estrema sintesi è di una persona bravissima che rallegra la città con tanti gessetti colorati. E veramente gli abitanti sono contentissimi di questo. A un certo punto questa persona decide di trasferirsi, parte da quella città, perciò raduna tutti i suoi quadri, tutto quanto, i fogli, eccetera, però decide di donare i propri gessetti a tutti gli abitanti della città. Bene, di questi abitanti qualcuno l'ha messo in un comodino, qualcuno l'ha portato col gessetto addirittura al Museo di Arte Moderna, chissà un domani può essere famoso, altri purtroppo ha dimenticato. Bene, per chiederci ognuno di noi, ma io come sindaco per primo, che segno possiamo lasciare nella scuola e nella città? È io che ho ricevuto questo gessetto. Facciamo finta di essere noi abitanti di quella città e abbiamo ricevuto questo gessetto. Che uso ne faccio? Che ruolo avrò io col mio gessetto per colorare la mia scuola e la mia città? Tanti auguri di buon inizio anno scolastico e di buon cammino a tutti quanti.